Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Questa edizione va in onda in forma ridotta in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 28 del 2000, disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, la cosiddetta par condicio. Per le elezioni regionali del 31 maggio, porte aperte a Palazzo Cesaroni dalle ore 22 di domenica sera e ininterrottamente fino alle ore 20 di lunedì 1 giugno. In occasione delle elezioni regionali per il rinnovo del Presidente della Giunta ed eventi componenti dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, la sede di Palazzo Cesaroni a Perugia resterà aperta a cittadini, politici e giornalisti dalle 22 di domenica 31 maggio fino alle ore 20 di lunedì 1 giugno 2015. Gli esiti dello scrutinio elettorale, dai dati sull'affluenza fino alle preferenze dei singoli consiglieri regionali eletti, potranno essere seguiti sugli schermi collocati al piano terra di Palazzo Cesaroni. Alcuni monitor saranno sintonizzati sui principali siti web di informazione e sulle edizioni speciali dei telegiornali nazionali dedicati alle 7 regioni che andranno al voto. Un maxi schermo, collocato nella sala della partecipazione, proietterà l'elaborazione dei dati elettorali curata dagli uffici dell'Assemblea Legislativa, mettendo in evidenza, attraverso apposite slide, gli aspetti più rilevanti dell'esito elettorale. Le stesse elaborazioni dei numeri forniti dal Ministero dell'Interno verranno inoltre rilanciate dall'agenzia ACS attraverso il canale istituzionale e gli account Twitter e Facebook dell'ufficio stampa. Presentato a Palazzo Cesaroni il progetto Scopri, Conosci, Partecipa l'Assemblea Legislativa, iniziativa coordinata dalla sezione Educazione alla Cittadinanza. Una giornata molto interessante a Perugia, al Consiglio regionale. Una gita fantastica. Una gita di divertimento e di fantasia. Una gita con un modo diverso per imparare. Illustrato qualche settimana fa a Palazzo Cesaroni agli studenti di 3 istituti scolastici umbri, la scuola primaria Pertini di Narni, la scuola secondaria di primo grado Alessi di Assisi e all'istituto di istruzione superiore Pieralli di Perugia, il progetto Scopri, Conosci, Partecipa all'Assemblea Legislativa. L'iniziativa, coordinata dalla sezione Educazione alla Cittadinanza, è stata collocata nell'ambito della giornata Porte Aperte all'Assemblea Legislativa. L'obiettivo è quello di promuovere attività di partecipazione e informazione per le nuove generazioni attraverso la conoscenza delle istituzioni regionali nell'ottica di una cittadinanza attiva. Enrico Cenci, Società Le Fucine Arte e Media, ideatore del progetto. Il progetto si suddivide in 2 principali categorie, una dedicata ai ragazzi delle scuole primarie, per cui è stato sviluppato un gioco multimediale che si chiama Avventura Palazzo Cesaroni. In questo gioco, che è un quiz game, i ragazzi sono stimolati a rispondere a delle domande attraverso le quali cercheranno di approfondire la loro conoscenza dell'istituzione di Palazzo Cesaroni. C'è un bibliotecario, un custode ed una fatina. Al termine del percorso gli sarà rilasciato un attestato che rappresenta la partecipazione al gioco e anche l'attestazione di essere i bravi cittadini. Comunque questo gioco è un gioco che stimola l'educazione alla cittadinanza, cioè cerca di rendere più interessante e meno noioso purtroppo l'apprendimento di queste cose che sono molto importanti. Il secondo strumento utilizzato è un applicativo di realtà aumentata. Questo applicativo è fruibile attraverso dei tablet che sono messi a disposizione del Consiglio regionale, attraverso i quali, inquadrando dei marker che sono posti sui muri, vengono fuori dei contenuti extra, nel nostro caso un avatar in 3D che spiega al visitatore le bellezze del palazzo e tutte quelle attività legate all'attività legislativa che viene svolta dentro Palazzo Cesaroni. La dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Simonetta Silvestri, nel suo saluto agli studenti ha evidenziato le linee principali dell'iniziativa e quindi il percorso multimediale didattico-educativo del progetto basato sull'applicazione di nuove tecnologie e sul gioco interattivo. Dagli anni 80 sono 170.000 i ragazzi che sono venuti a conoscere le istituzioni regionali, in particolare l'Assemblea Legislativa. Ogni anno circa 5.000 ragazzi vengono
bambini delle scuole primarie, ragazzi degli istituti secondari di primo grado e quelli di secondo. Oggi abbiamo voluto sperimentare i nuovi percorsi multimediali invitando i ragazzi delle scuole primarie, delle scuole medie e delle scuole superiori. Il progetto si chiama Scopri, Conosci e Partecipa. È un progetto che continuerà in futuro e sarà alimentato anche da altri progetti. È un progetto che tra l'altro non è rivolto, soprattutto il percorso multimediale, soltanto ai giovani, ma è rivolto a tutti i cittadini che vogliono conoscere questa istituzione regionale, basta che lo chiedano. Le porte dell'Assemblea legislativa saranno porte aperte non solo in questo giorno, ma sempre, come sempre lo sono state, e quindi attraverso questo percorso conosceranno tutti i cittadini di ogni età i ruoli e le funzioni dell'Assemblea. Fra gli incontri aperti al pubblico promossi dall'attuale legislatura, vi segnaliamo quello svoltosi nello scorso mese di gennaio con i magistrati Piercamillo Davigo, Fausto Cardella e Salvatore Sfrecola sul tema l'evoluzione della corruzione. Da Mani Pulite a oggi, cosa è cambiato? Di fronte a studenti e insegnanti di alcuni istituti scolastici dell'Umbria, i magistrati Piercamillo Davigo, Fausto Cardella e Salvatore Sfrecola hanno parlato della piaga della corruzione che, come è emerso nel corso del convegno tenutosi a Palazzo Cesaroni nell'ambito della campagna di educazione alla cittadinanza, ha raggiunto livelli elevatissimi. Dopo Tangentopoli, ha detto Davigo agli studenti, sono scomparsi 5 partiti, ma il problema si è acuito. Nonostante i nostri sforzi, abbiamo involontariamente migliorato la specie, creato ceppi resistenti agli antibiotici. L'intervento giudiziario da solo non basta, le pene sono basse, frutto di scelte politiche che avvantaggiano soggetti abituati a valutare costi e benefici, che quando vengono presi se la cavano nel 98% dei casi con meno di 2 anni di reclusione, quindi in galera non ci va nessuno e sopra i 3 anni c'è sempre l'indulto. Questo per una serie di ragioni molto complesse, la principale delle quali è che non si è fatto mai nulla seriamente per prevenire e reprimere questo fenomeno, al di là dell'intervento giudiziario, che però da solo ovviamente non basta. Quindi da Mani Pulite ad oggi non è cambiato niente? No, è cambiato molto, in peggio. Agli studenti che hanno chiesto cosa si può fare per cambiare la situazione, Davigo ha detto che occorre informarsi e manifestare la propria preoccupazione, la propria contrarietà, ricordarsi di essere cittadini e pretendere il rispetto delle regole. L'opinione pubblica deve essere vigile anziché indifferente. Una scelta etica è indispensabile. Occorre fare con fermezza e coraggio quello che si è chiamati a fare, sicuri che agendo così il mondo non potrà che andare meglio. Fausto Cardella ha detto che la corruzione non è un fenomeno soltanto italiano, ma la differenza è che in Italia a volte si fanno opere soltanto per produrre una tangente. Cardella, che ha operato in Umbria per diversi anni e continua ancora a mantenerci la propria residenza, ha fatto rilevare che in Umbria i problemi ci sono, ma a differenza di altre zone, qui la corruzione ha un carattere episodico, circoscritto, non c'è diffusione in tutti i gangli della pubblica amministrazione. Questo dipende, ha spiegato, dall'opera di vigilanza delle forze dell'ordine, ma anche da un vero primato della gente umbra. Come emerso nelle ultime operazioni contro la criminalità organizzata, i cittadini denunciano, non c'è l'omertà riscontrabile in altre zone. L'Umbria è, lo dico con affezione ma anche con la ragione, è una regione meravigliosa e più giro l'Italia più mi confermo in questa situazione. È una regione che ha dei problemi ovviamente come tutti, è una regione che ha le sue criticità, però ha una qualità di vita che è veramente eccezionale. E credo che questo dipenda soprattutto dagli umbri, cioè dalla gente, da voi, diciamo, da come vi comportate. Ecco, qui i cittadini hanno un buon senso della società, adesso non voglio usare paroloni dello Stato, della morale, però sono gente laboriosa e gente seria. All'iniziativa hanno partecipato docenti e studenti dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Marco Polo di Bastia Umbra, dell'Istituto Rosselli Rasetti di Castiglion del Lago, del Liceo Scientifico Galeazzo Alessi, dell'Istituto Bernardino di Betto, dell'Istituto Tecnologico Statale Alessandro Volta e dell'Istituto Comprensivo Perugia 12 di Ponte San Giovanni e infine l'Istituto Capitini di Perugia.
In chiusura un video che fa la storia del palazzo, di Palazzo Cesaroni, la sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Palazzo Cesaroni è la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria. Fu fatto costruire fra il 1898 e il 1903 dal ricco imprenditore Ferdinando Cesaroni su progetto dell'architetto Guglielmo Calderini. Per la costruzione del palazzo furono utilizzate pietre locali e manufatti in cotto, come si può vedere nel cornicione scultoreo del sottotetto e nella loggetta sovrastante. Entrando ci si trova subito di fronte all'aula consiliare. Fu realizzata nel 1977. Quando Palazzo Cesaroni divenne la sede del Consiglio della Regione Umbria, in quello che era l'originario cortile interno. Qui si apre il grande scalone con le sue decorazioni leggere e luminose, arricchite da motivi floreali e culminante in una volta. Il lucernario è ornato da gruppi di figure femminili che simboleggiano le arti della musica, danza, poesia e canto. Negli angoli, in un leggiadro e ritmato stile liberty, sono rappresentate l'agricoltura, l'architettura, il commercio e l'industria. Nel grande salone del piano nobile, oggi noto come Sala Brugnoli, proprio dal nome del suo decoratore, spicca la danza delle ore, una danza di fanciulle avvolte in leggeri veli colorati. Ad esse si affianca la corsa dei cavalli, che simbolizza la fuga del tempo. Nei 12 ovali al di sotto della volta sono raffigurati altrettanti segni zodiacali. Gli arazzi e le figure femminili che ornano gli specchi sono invece opera di Domenico Bruschi. Altri spazi architettonici sono arricchiti da tempere e stucchi preziosi, come i corridoi e le sale del quarto piano. Dall'elegante torrino che completa Palazzo Cesaroni si può scoprire tutta la città di Perugia e godere di un vasto panorama. Per saperne di più, basta digitare consiglio.regione.umbria.it.
Anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione. È disponibile anche in rete sul sito del Consiglio regionale, consiglio.regione.umbria.it, e naturalmente sul canale internet YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.